questa voglia di navigare, della voglia di veleggiare, soprattutto in questo momento, è tanta perché forse gli appuntamenti agonistici non sono così numerosi e forse se a tempo, come in questo caso, abbiamo pensato di far trovare agli atleti e agli allenatori il tempo per poter portare avanti un programma di preparazione che vada al di là della sola manovra, ma anche della preparazione atletica per eccellenza. Tant'è vero che oggi, qui durante i tre giorni, con l'aiuto della Federazione Italiana Atletica Leggera, anzi in collaborazione con loro, abbiamo creato uno spot per poter misurare il grado di preparazione anche dei piccoli atleti e per far sì che essi non commettano degli errori in sede di preparazione. E poi siamo stati particolarmente attenti anche nel creare un pochino di suspense e anche un po' di cultura dell'alimentazione, tant'è vero che durante questi tre giorni i ragazzi potranno usufruire di pasti pensati per loro, assolutamente bilanciati e equilibrati, che sono a cura di un nutrizionista che ci aiuta e ci segue nei nostri progetti. Siamo molto soddisfatti dell'alta adesione a questo raduno, soprattutto in un periodo di pandemia così particolare, con la Liguria che comunque è anche zona rossa, per cui continuare a fare attività con gli atleti agonisti per noi è molto importante, intanto per dare a loro uno spiraglio di speranza sempre, perché nella vita bisogna imparare che anche nelle difficoltà comunque c'è sempre qualcosa di positivo, e soprattutto perché confidiamo anche che tutti questi ragazzini che oggi sono atleti diventino poi, per quanto mi riguarda, futuri istruttori, perché i circoli ne hanno un grande bisogno. Vengono toccati in questi raduni tutti gli ambiti, non c'è solo l'uscita in acqua, c'è la preparazione atletica a terra, c'è anche e soprattutto la preparazione delle imbarcazioni. Questo punto sicuramente è importante. Assolutamente, questo raduno è molto completo sotto tutti i punti di vista. Cureremo oggi, che è il primo giorno, in mattinata la preparazione atletica dei ragazzi, per poi dopo pranzo portarli fuori in acqua seguendo l'armo delle barche in maniera molto accurata, per poi portarli fuori e sviluppare ancora di più le loro tecniche, che sicuramente sappiamo essere già molto molto avanzate, perché sono tutti atleti già di alto livello. Abbiamo pianificato queste tre giornate molto intense, che si svilupperanno sia sulla parte di preparazione atletica che sulla parte tecnica in acqua, e ci sarà anche un piccolo spazio sulla parte relativa all'alimentazione. E questo è l'inizio, diciamo, di tutto un percorso che faremo durante l'anno e che accompagnerà, diciamo, l'attività di zona, è il punto di partenza, ecco. Quanto è importante svolgere attività di questo tipo, mettere a confronto ragazzi di circoli diversi? Allora, è molto importante fare questo tipo di attività per l'aggregazione, anche se è una parola che ultimamente si fa un po' fatica a far digerire. Qua l'abbiamo fatto con i ragazzi di interesse nazionale, l'abbiamo fatto in uno spazio veramente ampio dove le distanze di sicurezza e tutte le misure sono conformi alle direttive che ci hanno dato la federazione. Alessandro, come nasce la collaborazione con il Comitato della Prima Zona per lo sviluppo della parte atletica dei raduni? Nasce dalla collaborazione mia personale l'anno scorso, pre-pandemia, con il Circolo Velico di Arenzano. Direttore sportivo della Federazione Vela, Alessandro Macri, mi ha chiesto di collaborare, lui è anche direttore tecnico del circolo, e mi ha chiesto di collaborare per la preparazione atletica. Chiaramente, da allenatore di atletica leggera, noi abbiamo la possibilità di poter dare una preparazione di base a varie discipline sportive, e quindi da questa cosa qua è nata poi anche la collaborazione con la federazione direttamente per i raduni zonali, ecco. Nello specifico, quali sono le attività che fanno i giovani velisti durante questo raduno? Per quanto ci riguarda, noi seguiremo due aspetti. Una è la preparazione atletica, quindi la parte di lavoro vero e proprio, una serie di protocolli
sugli esercizi che vedremo qua e poi che daremo da fare anche ai vari circoli, ai vari ragazzi durante le prossime settimane. La seconda parte è quella di valutazione, quindi testeremo i ragazzi e daremo poi la possibilità di avere un report su quello che saranno i risultati e la speranza ovviamente è quella poi di poterli confrontare nel tempo con gli stessi ragazzi per vedere se c'è il miglioramento e dove andare a lavorare se ci sono delle carenze.